amici di Top Land, buongiorno Marcello e buongiorno ai tuoi ospiti. Che dire, è arrivato il primo trofeo stagionale, quella Coppa Italia che tanti definiscono un portaombrelli. Beh, noi quel portaombrelli ce lo teniamo e ce lo prendiamo molto volentieri, anche perché ormai qua a Torino piove un giorno sì e l'altro pure. Un 4-0 straordinario che ha messo in luce come i 250 milioni del Milan spesi in estate siano stati veramente una mossa geniale, soprattutto nel reparto offensivo. Infatti, dopo l'incornata del 4-0 appunto di Kalinic, non si può certo dire che l'attaccante croato non segni nelle partite importanti. Una vittoria che è arrivata contro tutto e contro tutti. Contro chi fino a 10 giorni fa diceva che non avremmo vinto niente. Contro chi si augurava che Bonucci ci alzasse la Coppa Italia in faccia e Hamsik invece quella del campionato. Contro chi sosteneva che senza Bonucci non avremmo più vinto e invece Benatia ha fatto doppietta. Contro chi diceva che Donnarumma fosse già 3 spanne sopra Buffon. Contro chi, andato via in estate, disse che la Juventus e i suoi tifosi avrebbero dovuto temerlo. Ecco, questa persona e questa squadra ci ha incontrato 3 volte, ha perso 3 volte, ha subito 9 gol e ne ha fatto 1. Ecco, io stasera mi porto a letto il primo trofeo stagionale, nell'attesa e nella speranza che domenica arrivi già il secondo. E ora però vado a letto, vado a dormire. E ricordatevi che prima di andare a dormire bisogna sempre mantenere le buone abitudini. Quindi ora vado a lavarmi i denti e poi dopo mi sciacquo anche la bocca. Ciao a tutti amici di Top Land, ciao Marcello e fino alla fine, forza Juventus!